Ah, siamo partiti. Siamo? Mi sa di sì. Vedo il live, l'icona. Ok, Perfetto, sì, ci vedo anch'io. quindi niente, ragazzi, buonasera. Abbiamo già sfondato il tempo dello share 18.01. Sto aspettando qualche secondo perché sto vedendo le visualizzazioni, ci sono persone che si stanno connettendo. Super, perfetto. Aspettiamo un attimo, Quindi 2 secondi e poi partiamo soltanto partiamo. appena ci sono almeno 150 persone. Aiuto. No, no. Sicuri? Ok, sì, Ok. ci siamo, va bene. Quindi niente, buonasera a tutti. Ciao Andrea, ciao Marco, Ciao. grazie per aver accettato, sembra Maria De Filippi, grazie per aver accettato l'invito e per essere qui a presentare l'anteprima del Castello di Otranto. Ce l'abbiamo fatta, il libro sta... Scusate, ci stanno scrivendo in chat. Ah, Roberta. Che fa? Ciao Ciao a tutti, saluto la gorgiera. Ciao Roberta. Dicevo, quindi il libro finalmente, insomma, sta ultimando gli ultimi ritocchi. Ciao Alessandro. E niente, poi così siamo pronti finalmente per andare in stampa. Ciao Eli. E come è successo in altre occasioni, appunto, stiamo promuovendo costantemente i nostri titoli e oggi tocca al Castello di Otranto. Quindi ho Esatto. chiesto a Marco che ha curato la traduzione, il nuovo adattamento, e Andrea che invece ha fatto tutte le illustrazioni che troverete nel romanzo, di partecipare a questo lancio, a questa anteprima. Infatti, se andate nella sezione pre-order del sito della Bakemono, trovate l'iconcina con l'elmo, simbolo del castello di Otranto, del romanzo, delle atmosfere gotiche. Ma immagino, insomma, che tanto sappiate un po' tutto. Ecco, Lui. appunto, trovate, no, io ho sbagliato, devo fare così dall'altra parte. Ok. Trovate questo simbolino qui nella sezione pre-order, ci cliccate sopra e potete prenotare la vostra copia a un prezzo speciale, quindi con il solito sconto lancio. Il libro sarà disponibile a dicembre, da dicembre in poi cominceremo a spedire e poi chiaramente ci sarà il passaggio ufficiale al distributore, librerie, circuito delle librerie fisiche, circuito delle librerie online, Amazon, eccetera, eccetera. Però al momento lo trovate in anteprima solo sul nostro sito. Quindi questa era la novità della giornata. Io volevo solo chiedere se siete soddisfatti di questo lavoro, così spoilerate un po'. Vai, faccio partire a te, Marco, che hai fatto il lavorone di traduzione. Marco ha fatto un lavoro enorme sul testo. Raccontaci un Ma, secondo. diciamo che siamo sicuramente soddisfatti del lavoro che è stato fatto, del lavoro editoriale che è stato fatto. Del resto, se non fossimo soddisfatti, questo sarebbe il posto peggiore per ammetterlo. Forse no. No, siamo veramente soddisfatti. Ovviamente il nostro unico rimpianto è che, insomma, l'oggetto di questa soddisfazione sarebbe dovuto, avrebbe dovuto vedere le stampe già da quanti mesi? Un bel po'. Maggio Maggio. doveva uscire per il Quindi salone. si sta facendo attendere, quindi ora siamo nelle fasi finali di questa lunga maratona verso il castello di Otranto, e non volutamente così lunga, insomma. E, insomma, che possiamo dire? La storia del castello di Otranto suppongo che la conosciate tutti, o comunque facciate finta di conoscerla, perché è un classico, Infatti. è un romanzo di culto, e come tutti i romanzi classici si dice sempre: sì, l'ho letto, come no?
Quindi sarebbe inutile ora stare qui a ricordare anche molto velocemente la trama, ma visto che noi siamo molto pedanti, ci soffermeremo un attimo magari a ricordare, a rinfrescare quella che è la storia, sia la storia nel romanzo che la storia del romanzo. Quindi cercherò di essere il più breve possibile, con 2 ore e mezza ce la dovremmo fare. Dunque. Allora, il Castello di Otranto, scritto da Horace Walpole e pubblicato nel 1764, è quello che viene considerato il primo romanzo gotico nella letteratura moderna. È il romanzo che poi diede avvio al genere letterario che si è diffuso nel tardo Settecento e poi l'inizio dell'Ottocento. Il romanzo delle intenzioni del suo autore era un tentativo di, diciamo, di fondere insieme due generi differenti. Il genere romantico, che aveva come matrice l'immaginazione, diamo una semplificazione così, senza scendere troppo nei particolari, quindi il romantico e il genere, quello che potremmo definire classico, che all'epoca veniva chiamato semplicemente novel. Quindi era un modo per fondere insieme il naturale con il romantico. E Walpole riesce benissimo in questo lavoro di fusione, ci riesce talmente bene che poi aprirà la strada, come abbiamo detto, a questo filone narrativo che verrà poi ripreso un po' dopo da Clara Reeve, pochi anni dopo, perché il romanzo della Reeve, il vecchio barone inglese, se non ricordo male, del 1777, e verrà ripreso poi anche dal Patek di William Beckford, e poi più in là troveremo anche qualcosa già in Mary Shelley con Frankenstein, che però aprirà la strada a quella che potremmo definire una narrazione protoscientifica, quindi sarà già qualcosa di un po' diverso, che però deve anche lei, insomma, qualcosa al buon Walpole. Il genere, insomma, che Walpole ha così brillantemente, a cui ha dato così brillantemente inizio, poi sarà ripreso. Forse l'autrice effettivamente quella più rappresentativa in assoluto possiamo dire che è la Radcliffe, Anne Radcliffe, che è riuscita a coniugare, forse in maniera anche più convincente rispetto a quanto aveva fatto Walpole, questi due, come dire, è riuscita a collegare e a coniugare la ragione e il sentimento, quindi a collegare quella narrazione romantica e quella più fondata sul naturale. Diciamo che poi effettivamente dal romanzo dai romanzi della Radcliffe si arriverà poi a tutto quel filone che ha influenzato poi il romanticismo inglese ed europeo dall'Ottocento in poi. La Radcliffe fa questo lavoro, insomma, proprio tra due concetti ben specifici che sono il terrore e l'orrore. Quindi il terrore che tende come dire, a un po' a sensibilizzare le capacità percettive dell'uomo, e l'orrore che invece crea proprio un raggelamento dei sensi, quindi dall'effetto contrario. Quindi diciamo possiamo individuare in Walpole il capostipite e poi nella Radcliffe la sua come dire, più riuscita e più fortunata poi pupilla, mettiamola così, anche se la Radcliffe, sotto certi versi, anche rispetto al modo di narrare alla letteratura, insomma, era molto più avanti rispetto a
Walpole, che più che essere un narratore puro, era più un saggista, e lo vediamo infatti in Walpole, per esempio, nelle due prefazioni che fanno da corredo al suo romanzo, soprattutto nella seconda, dove muove delle critiche anche piuttosto veementi, prendendo posizione contro Voltaire, per esempio, andando a rivendicare proprio il ruolo del romanzo come genere fondamentale poi per la cultura in sé. Per quanto riguarda invece la storia, che tutti abbiamo letto, o tutti fingiamo di aver letto, la storia è ambientata ad Otranto, quindi nel sud Italia, all'incirca dopo il 1200, nel periodo delle crociate. E la storia gira intorno a Manfredi, che è il principe di Otranto. Manfredi ha due figli, Corrado e Matilda. Il giorno delle nozze di Corrado, che è il suo preferito, il suo figlio, quello attraverso cui spera di proseguire la sua stirpe. Insomma, il giorno delle nozze di Corrado accade un piccolo incidente. Corrado viene schiacciato da questo elmo gigantesco ed è così che si apre il romanzo. Corrado viene schiacciato dall'elmo e allo stesso momento, nello stesso momento, Manfredi scopre che quella che è una sorta di maledizione, possiamo chiamarla così, anche se poi nel romanzo è definita profezia, però per Manfredi è una maledizione. Questa maledizione che dice che il castello e la signoria di Otranto giungeranno a termine quando l'autentico possessore del castello diventerà troppo grande per abitarvi. Quindi possiamo immaginare che il ritrovamento di questo elmo gigantesco, a cui seguiranno poi altri ritrovamenti abbastanza sconcertanti, getteranno Manfredi in uno stato tale di tensione e di disperazione che inizierà ad ordire un piano malefico, potremmo dire, ma squisitamente umano, per riuscire a perseverare e a mantenere in piedi la sua dinastia e a portare avanti, insomma, il suo nome, nonostante sembra abbia tutto il cielo che gli rema letteralmente contro. E concludo questo piccolo riassunto della trama, andando soltanto a sottolineare come proprio grazie all'invenzione letteraria di Walpole, qui abbiamo il primo elemento della narrativa gotica, quello che un po' rappresenta la narrativa gotica, cioè il personaggio femminile, che è vessato ed è schiacciato da questa presenza maschile incombente. Ecco, la narrazione gotica ruota molto intorno a questo schema narrativo, con una presenza femminile che fugge e questa presenza maschile incombente che le dà la caccia. Questo schema narrativo è stato poi ripreso e approfondito, come ho detto prima, dalla Radcliffe nell'italiano e nei Misteri di Udolfo, dove troviamo queste due eroine, Emily e Elena, non ricordo bene il nome, che sono proprio perseguitate da queste presenze maschili. E ovviamente poi la narrazione gotica ci ha abituati poi, ecco, a queste ambientazioni cupe, ci sono castelli sotterranei, e c'è tanta, 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 c'è tanto, tanto mistero, proprio quel mistero che è legato alla narrazione romantica che tanto stava a cuore al buon Walpole. E basta.
Basta, credo, insomma, di aver fatto un'introduzione abbastanza, forse troppo dettagliata rispetto a quello che avrei dovuto fare, no? Vi ho annoiati abbastanza, ok? Però adesso anche chi finge di aver letto il libro ha qualche riferimento in più per poter rafforzare Per potersi rivendere, avete preso appunti? Adesso mi potete Vabbè, rivendere ma del resto l'abbiamo queste letto tutti il perle. Castello di Otranto, quindi non sono argomenti nuovi, no? Adesso lanceremo un contest con il scenario. Vinci la tua Avevi quando hai letto il Castello di Otranto? Io guarda, quando ho letto il Castello di Otranto, i primi anni ero al ginnasio, quindi avrò avuto 14, 15 anni, credo. E la prima volta che lo lessi non ci capii quasi nulla, perché c'era questa, non ricordo assolutamente di quale edizione si trattasse, ma era scritto in un italiano così pesante, così soffocante, così inutilmente arcaico, che poi la lettura fu compromessa letteralmente, tanto che ci ritornai sopra qualche anno dopo. Stavo facendo il militare, quindi avevo una ventina d'anni, e rubai questa copia del Castello di Otranto da un mio compagno di sventure militari. E lui lo stava leggendo, stava preparando degli esami per l'università. E quindi riuscii a leggerlo per la seconda volta, diciamo, trovai sempre questa impronta stilistica nella traduzione molto, molto, molto pesante. Però, insomma, io ero un pochino più grande, un po', insomma, anche un po' più smaliziato, quindi riuscii a leggerla con un occhio un po' più critico. Quindi, diciamo che la seconda volta che l'ho letto è stata quella buona, perché la prima volta, poi vabbè, 14, 15 anni, leggevo perché io ero quello che leggeva, faceva figo leggere, poi leggevo tante cose strane, quindi mi pregiavo anche di leggere cose assurde, ma effettivamente poi la vera comprensione del testo c'è stata fino a un certo livello, insomma, quella seconda lettura che feci a 20 anni. Poi, come ovvio, il testo l'ho compreso soltanto ora che mi sono trovato a tradurlo, perché poi, Non insomma, so, l'ho però studiato per anni. Come? era servita quell'esperienza perché nel multiverso parallelo tu ti stavi preparando a questo momento in realtà. Sì, Hai fatto ma io un già lo sapevo con 25 anni, 26 anni di anticipo. e hai riscattato anche Esatto. tanto è un Esatto. lavoro No, però molto molto grosso. devo essere onesto, la seconda volta che l'ho letto per me è come se fosse stata la prima, perché la prima volta l'avevo letto talmente male, no, ma ricordavo veramente pochissimi dettagli. E ritornandoci su con la memoria, mi viene anche il dubbio che forse la prima volta non l'avevo neanche terminato di leggere. Ma secondo me è una cosa comune, cioè secondo me ci sono alcuni libri che hanno proprio bisogno del momento giusto per essere letti e apprezzati pienamente, perché anche a me è successo un po' di volte di che magari avessi iniziato un libro che però la prima volta o perché magari appunto aveva un italiano un po' pesante o per qualsiasi altro motivo non apprezzavo e poi li ho ripresi anni dopo e ho detto ma che figata, ma perché non mi è piaciuto la prima volta? Quindi capisco. Ho bisogno del tuo tempo, l'hai Esatto. letto poi nel momento giusto. Ma io allora, io in realtà il Castello di Otranto non lo conoscevo, dico la verità, me l'hai fatto scoprire tu, Vale, quando mi hai proposto questo lavorino. E poi appunto ho saputo che era il primo romanzo gotico e siccome a me di base il genere gotico, l'illustrazione gotica mi sono sempre andati molto a genio, mi sono buttato di faccia ancora prima di leggerlo o altro perché ho detto sì, vai subito.
primo romanzo classico della storia, lo illustro io qui. Come? No, dico dopo può serviva esatto. Un altro atto. Prossimo Lovecraft. Vabbè. No, e, non so come ci manca il paese, con la traduzione e gli adattamenti di Lovecraft. Ciao Marco. Vai Marco. Faremo un sign in book e basta. Sarà così. No, dicevo, per concludere, così, e far capire un attimo anche il tipo di lavoro che c'è stato poi dietro appunto alla traduzione, all'adattamento, eccetera, eccetera. Trovo che ecco, il testo si sia svecchiato tanto, ma al contempo Marco non ha mancato di rispetto a quelle che sono, no, le atmosfere, il registro linguistico originale. Insomma, ecco, volevo che Marco ci illuminasse su questo. Ma allora, senza, non ti no, volevo buttare. No, no, assolutamente, insomma. Quel paio d'ore me le prendo ben volentieri per raccontare la storia della traduzione. No, il discorso è proprio quello, perché comunque tutte le traduzioni in cui mi ero imbattuto, in cui mi sono imbattuto anche mentre studiavo per tradurlo, mantenevano un po' questo stile troppo antico, però il testo originale, il testo in inglese, se andiamo a leggerlo, non è così pesante. Faccio un esempio: se noi andiamo a leggere, non so, Edgar Allan Poe, che era ovviamente era un narratore molto più formato e anche molto più abile rispetto a Walpole. Se andiamo a leggere alcuni racconti di Poe, per esempio, sempre per La Baghe Mono, ho avuto il piacere di tradurre La caduta della casa Usher, e è un racconto che Poe scrisse volutamente con un registro linguistico che fosse il più vicino possibile a un centinaio di anni prima rispetto a quando scriveva lui, quindi lo ha volutamente scritto in questa forma un po' più arcaica. Se andiamo a mettere a confronto i due testi, effettivamente quello di Poe appare molto più complesso anche nella lettura in lingua originale. Quello di Walpole è un po' più semplice, proprio perché Walpole non era un narratore puro, quindi, come dire, forse un po' gli mancavano anche gli strumenti per risultare, come dire, per provare ad elevare la sua scrittura a qualcosa che fosse anche un po' pomposo, no? Per darsi un tono. Era un uomo che però conosceva la scrittura, quindi sapendo, e conosceva se stesso, e sapendo che non era proprio un narratore, decise di rimanere molto più basso con il registro linguistico e quindi molto più comprensibile. Nelle traduzioni che noi oggi riceviamo, viene sempre fatto, credo che la colpa sia, cioè che la causa sia da ricercare poi nel testo stesso, che è comunque un testo del 1700, quando andiamo a tradurlo tendiamo a renderlo troppo vecchio, perché vogliamo, proprio cerchiamo di riprendere, di ricostruire un tipo di linguaggio che noi attribuiamo a Walpole, ma che molto probabilmente lui non si attribuiva. Il lavoro più grande in questo senso l'ho fatto proprio attraverso la ricerca dei termini, perché io ho effettuato una traduzione il più fedele possibile, ho evitato di parafrasare almeno laddove non fosse necessario per la comprensione del testo, perché Walpole, per esempio, utilizzava molte ripetizioni sia di parole che di concetti, quindi i concetti sono rimasti perché la traduzione non potevo travolgere, però ho giocato con le parole, ho giocato sul fatto che la nostra lingua, che l'italiano ha questo, insomma, questo ampio vocabolario,
polisemico, e quindi sono riuscito proprio attraverso le parole e non attraverso la struttura, per esempio, della frase, ma proprio attraverso le parole a restituire una traduzione un po' più fresca, qualcosa che insomma conserva quello stile un po' arcaico, ma che nella parola stessa giunge più comprensibile, più assimilabile al lettore moderno. E tutta la sfida della traduzione effettivamente poi si è svolta su questo territorio, perché insomma, cercare di svecchiare un testo di 300 anni fa senza renderlo ridicolo, perché altrimenti rischi proprio di andare a togliere parte della sua natura, quello è stato il lavoro più grande. Quindi ho dovuto giocare molto proprio con le parole. Però insomma, la traduzione che poi i lettori troveranno in questa bellissima edizione approntata dalla Bachemono, ci tengo a sottolineare che non è una rivisitazione, un adattamento libero, è proprio la traduzione fedele del testo originale. E basta. No, io continuerei a parlare ancora per 2 ore e mezza, ma insomma, non. Credo che sia interessante anche, insomma, come dire, mostrare ai lettori qual è stato anche il secondo lavoro editoriale fatto per questo libro, che credo che renda poi questa traduzione, questo volume che non vediamo l'ora di avere tutti tra le mani, come dire, forse un pochino più appetibile, ecco, rispetto alle traduzioni che abbiamo oggi disponibili. Insomma, noi abbiamo un asso nella manica, vero? Qual è Certo. questo asso nella manica, Andrea? Qual è? Raccontacelo tu, dai. Allora, sì, io ho fatto il lavoro sulle illustrazioni. Io appunto, per prima cosa, mi ero letto il libro perché non lo conoscevo e ero curiosissimo. E allora avevo già cercato di capire cosa potevo farci, perché mi piace molto l'illustrazione gotica, il fatto che fosse il primo romanzo gotico, insomma, mi piaceva ancora di più questa cosa perché potevo misurarmi proprio con un tipo di testo che aveva particolarmente senso per quello che facevo io di solito. E quindi ho cominciato un attimo a ragionare su cosa potevo fare. Io ho deciso di partire facendo una ricerca soprattutto sull'arte medievale e l'arte gotica, ma soprattutto quella medievale, perché volevo un po' contestualizzare, diciamo, anche la storia. E volevo provare appunto a vedere un po' di dipinti medievali e anche architetture, per capire quali erano, diciamo, gli aspetti comuni ai vari dipinti, le varie caratterizzazioni, i vari design dei personaggi, insomma, che vabbè, no, non si parlava di design dei personaggi nel Medioevo, però insomma c'erano delle caratteristiche, dei canoni, diciamo, ecco, dei canoni comuni alle rappresentazioni pittoriche, artistiche. E quindi ho cercato di capire un po' quali erano questi punti in comune per estrapolarli e provare a metterli poi dentro al lavoro che facevo io. Quindi è stato molto bello. Io mi sono divertito molto a fare queste illustrazioni, che non sono tantissime perché sono cinque, però c'è stato un bel lavoro di ricerca dietro. Soprattutto mi ero ispirato tanto ai manoscritti miniati, perché mi piaceva molto il modo in cui compongono la pagina. E volevo trovare un modo anche per rifarmi a quel tipo di struttura rappresentazione lì, perché volevo che ogni capitolo, che ogni tavola, scusate, riassumesse un po' quello che succede nel capitolo. E quindi stavo cercando di capire come potevo sfruttare quella cosa lì, quel tipo di rappresentazione, per inserire all'interno le varie scene che compongono poi la storia di quel capitolo specifico. E quindi è stato molto, molto super stimolante, molto divertente, che
poi la ricerca è sempre la parte che mi piace di più. Come sempre ho lavorato a Bic, con la penna Bic e China, e quindi è tutto in bianco e nero, beh, tranne la cover, che invece quella no. E anche per la copertina ho provato a vedere un po' di manoscritti miniati, come erano fatte certe copertine, cercando poi di aggiungerci un po' del mio. Quindi, diciamo, visto che comunque si tratta del primo romanzo gotico ambientato in epoca medievale, tutto, volevo che questo aspetto medievale fosse ben presente, sempre combinandolo poi con quello che con il mio modo di disegnare. E è stato molto molto bello. No, il risultato, secondo me... Ho qui una tavola, se volete. Facci vedere, cioè, noi non la conosciamo, non l'abbiamo mai vista. Faccio vedere la prima, dai, così non faccio spoiler a nessuno. Che sarebbe... Ci sono? Sono centrato? Sì. Sì. Praticamente, appunto, avevo guardato un po' i manoscritti miniati, come erano fatti, e cercando di capire anche come sostituire tutte le parti di testo con delle parti grafiche, e quindi mi sono proprio diviso la tavola in blocchi, diciamo, in cui praticamente ho inserito un blocco centrale, non so come devo muovermi, un blocco centrale dove succede, diciamo, la scena principale, quella che almeno a me sembrava la scena cardine del capitolo, e poi intorno ci mettevo invece le scene secondarie che non sono meno importanti, ma magari appunto erano quelle un po' più secondarie rispetto alla storia, e per tutte le tavole ho usato un po' questa impostazione qui, perché mi piaceva molto l'effetto, comunque cambiavo gli elementi di tavola in tavola, quindi pur avendo questo tipo di impostazione qua, sono riuscito, insomma, a variare comunque tutto con diversi elementi in base a quello che succedeva nel capitolo. E è stato proprio super stimolante questo lavoro. No, adesso stiamo ulteriormente facilitando le persone che non conoscono il romanzo, perché Marco ha già spiegato abbondantemente sinossi, intrecci, sottotrame e mood, eccetera. Tu hai messo pure il bigname illustrato all'inizio. Aspetta. Marianna chiede lo zoom sulle biro, io non so quanto si vedrà, ci provo. Questo è il famoso elmo che spappola il figlio di Manfredi all'inizio, che diceva prima Marco. Sì, non so quanto si veda, perché la webcam di questo computer non è che sia straordinaria, però. E lui è il buon Manfredi. Voilà. Bene, io non vedo l'ora di sfogliarlo, quindi insomma, a dicembre finalmente ci prenderemo questa soddisfazione. E approfitto di questa piccola anteprima anche per ringraziare Paolo Di Orazio, che ha curato una prefazione, io non voglio dire troppo, però veramente molto, cioè si sposa tanto con il lavoro che ha fatto Marco, che sulla scia poi di quel lavoro lì lui si è agganciato con una prefazione molto attuale, dove riprende tanti elementi del romanzo e insomma dà il via a una serie di acute osservazioni, diciamo così, sempre perché non voglio assolutamente rovinare la sorpresa, però è stato un valore aggiunto in più il suo intervento a questo volume, quindi veramente, cioè, siamo veramente non felici di più e molto orgogliosi, quindi niente, a dicembre finalmente lo vedremo. Viene fuori quindi, un po' volumetto. Volevo ricordare che in questo momento il castello di Otranto non è ancora tangibile, non è ancora arrivato tra noi in versione cartacea, ma è possibile prenotarlo sul sito della Bachemolo, nella sezione pre-order. Con uno sconto, c'è sempre un'offerta legata appunto alle promozioni che facciamo, quindi prenotate la vostra copia e poi arriverà puntuale a dicembre. E quindi niente, lo potete prenotare intanto, siamo molto molto... Esatto, cominciamo a lanciarlo. Beh sì, adesso cominceremo a spammare un po' di cose, stralci, estratti, qualche dettaglio delle tue illustrazioni, così vedono anche bene il lavoro di Bic. Esatto, esatto, così si vede meglio che con la mia webcam. sì, però insomma, ecco, sarà un bel, senz'altro un bel volume. Quindi io
Aspettate che vedo, sono tanto, leggo commenti e saluti vari. Ma qualcosa sulle Mamma. illustrazioni non l'avevamo anche ricondiviso su Instagram, ricordo Sì, ci male. sono alcune cose delle illustrazioni. Ho fatto due o tre post su Instagram. Infatti ho mostrato una delle, perché ho pubblicato un paio di tavole, mi sa delle cinque, e questa qua era appunto una delle due, sempre perché non voglio fare spoiler. Ci sarà modo perché poi ecco nelle prossime settimane insomma continueremo a condividere immagini e quant'altro, così almeno ravviviamo un po' questo Vinco io periodo. un pochino. Esatto, accendiamo un po' la curiosità. E nulla, non mi sembra che manchi qualcosa. Adesso abbiamo detto tutto, abbiamo accennato, abbiamo. Adesso mi scorderò sicuramente qualcosa, io No, già lo so. io per la mia parte credo di aver detto tutto, perché che è stata la mia parte di lavoro. Ci sono dei capilettera Attenzione. all'inizio dei capitoli, perché volevo divertirmi a fare le letterine arzigogolate, quindi ci sono anche Un tuo laboratorio soltanto su quello. un medioevo ovunque. No, però bello, insomma, quando si potrà riprendere a fare presentazioni normalmente, insomma, anche lì una bella firmacopie, e ci sono già persone che ringrazio, non faccio ancora nomi, ma insomma si sono offerte per partecipare alle presentazioni, leggere brani, cose, Ah, bello. bello. Sì, quindi insomma, ecco, anche lì ci tenevo tantissimo, ci teniamo tanto e senz'altro lo faremo, insomma, ecco, non appena sarà possibile. Facciamo vivere questi libri. Eh sì, assolutamente. Io, guarda, al Salone del Libro andrò con l'elmo. Direttamente. Porteremo un elmo gigante. Esatto, sarebbe bellissimo. E daremo il via a tanti episodi divertenti. Niente, va bene. Allora, ragazzi, io vi ringrazio ancora per A te. aver partecipato a questa anteprima. Ricordo, ormai ho preso l'impostazione, quella televisiva, ricordo che alle 19:30 no, oggi abbiamo occupato tutto il palinsesto dei social di Facebook, perché alle 19:30 invece c'è Nicola Lucchi. Conoscete, credo, entrambi perché avete visto, insomma, in fiera in altre occasioni così, che si farà una bella chiacchierata invece con Elena Galati, e parlerà di Memoria di un boia che ama i fiori, che è l'altro libro che abbiamo in uscita, quindi anche lui oggi aveva questo ulteriore lancio e anteprima. Quindi niente, alle 19:30 riconnetti, adesso pausa, pausa aperitivo, poi tornate e vedete. La seconda intervista. Noi invece ci salutiamo qui, tanto poi ci daremo appuntamento sicuramente in libreria. Sì, per Tanto, forza. everywhere, in tutta Italia, da Trento a Palermo, eh? Usciamo dall'internet. Sì, basta. Sì, dai. Faremo una bella presentazione ad Otranto, praticamente dentro il No, castello. guarda, Marco, Guarda, lasciate. Ci andrei io. c'è un bookstore al castello di Otranto, c'è un bookstore, quindi secondo me non è così possibile. Lanciamo un appello. Adesso, appena arriverà il libro fisico, io la prima cosa che farò sarà elargire copie al bookshop del castello. È il minimo che ce l'abbiano anche lì il Dovevo averselo, scusa. direttore della Bagemono deve stare anche lì, voglio dire, anche proprio, deve giocare in casa, quindi. Devono averlo, ci sarà e noi andremo a presentarlo lì. Cioè, Andrea, avevamo già visto i treni, le coincidenze, appunto. Io sono pronto, eh. Guarda. Beh, considerando quanto costano i treni in questo periodo, penso sia più conveniente spostare direttamente tutto il castello un po' più su, nel centro-nord Italia, e organizzare la presentazione. La cosa triste con il green screen, buchiamo tutto, Con mettiamo green screen, sì. Sarò carissimo col green screen. Tanto. quelli fatti male, pieni di pixel intorno. E
granellato. È una presenza. Il grizzlino alla TikTok, non so se esatto, ce l'avete presente. Esattamente quello. Non ci manca. Manfredi su TikTok, l'avrebbe mai detto. No, però alla fine faremo anche, lanceremo anche il contest con il questionario. Così voglio vedere. L'ho letto. Esatto, bravo, bravo. Cosa scopriamo poi chi l'ha letto veramente? Va bene, ragazzi. Niente. Vi ringrazio ancora una volta e vi auguro buona serata. Grazie a tutti quelli che ci stanno salutando dalla chat. Grazie per averci seguito. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Ciao.